Durante la presentazione degli eventi novembrini di Autunno con Gusto, presso i locali dell'ATL del Cuneese, sono stati presentati gli eventi Peccati di Gola e la 22ª Fiera regionale del Tartufo, che si terranno a Mondovì dal 1 al 3 novembre. A parlarne Luca Olivieri, vice sindaco di Mondovì. Beh, Mondovì chiuderà tutte le strade del suo centro storico, del suo cuore, per lasciare posto alle bancarelle degli espositori dei prodotti enogastronomici. Avremo un'area dedicata alle nostre eccellenze, le famose Deco Mondovì ne ha 5, ma poi avremo grande spazio per i percorsi tematici, le aree ludiche, le aree cosiddette mangerecce. Ma non finisce qui, Mondovì aprirà i propri monumenti e potremo visitare la nostra torre civica, la nostra piazza maggiore. Ci sarà l'intervento delle scuole, dei licei, negli spazi più nascosti, come il grande atrio del tribunale. Ma poi avremo anche la chicca, l'ultima novità, Infinitum, questo percorso tecnologico e multimediale all'interno della Chiesa della Missione. Tutto questo è il corollario a questo grande evento delle proposte enogastronomiche delle nostre eccellenze. Per quanto riguarda l'evento Cavoli Tuoi, era presente Mattia Germone, presidente della Funicolare di Mondovì e l'organizzatore dell'evento, Pizzi Mantella. La manifestazione ormai da tradizione presenta piatti tipici del nostro territorio ed è un mercato che deriva dalle antiche tradizioni di questa festa di San Martino, dove per anni venivano da tutte le vallate a fare le provviste per l'inverno. Sarà possibile degustare a pranzo dei piatti tipici del territorio, un po' di tutte le proloco che sono nostre vicine di casa. Quest'anno avremo una novità, un gemellaggio col comune di Carmagnola. Ci sarà Re Peperone con i piatti tipici, appunto, con il loro prodotto. Il vero ideatore della manifestazione è Pizzi Mantella, degli amici di piazza con cui collaboriamo anche molto volentieri. Senza falsa modestia, è una mia invenzione del 2000, quando ero già allora negli amici di piazza per cercare di riportare un po' di tradizione su quella che erano le vecchie usanze di una volta, e la gente si trovava una domenica di novembre sulla piazza e arrivavano contadini che portavano sia cavoli che i porri, e quindi abbiamo abbinato una sagra di zuppe del territorio, di prodotti tipici che vanno dalla trippa che facciamo noi di Mondovì con porri e patate, con la cisara di Dogliani che è molto richiesta, da Bagliasco arrivano fagioli con le cotiche, da Nucetto un'altra minestra fatta a base di ceci, quest'anno si aggiunge anche il peperone di Carmagnola con altri due prodotti, e da Mondovì anche cotechini con la purea, oltre a strudel e frittelle di mele con le mele della Garzegna, che è una deco di Mondovì. Ed anche quest'anno a Cuneo si terrà la mostra nazionale della carne bovina e sapori della carne. Ce ne parla Luca Serale, assessore al turismo del Comune di Cuneo. Noi oggi possiamo portare alla vetrina non soltanto nazionale, ma alla vetrina mondiale, quello che è un gioiello della nostra tradizione di allevamento non soltanto comunale, ma regionale, con una razza che oggi si va a insediare a livello mondiale per la sua genuinità, per il suo sapore, per le sue proprietà organolettiche. È sicuramente uno dei motivi per cui debbano vivere e devono crescere manifestazioni come quelle dei sapori della carne. E quale luogo migliore se non il MIAC, che è uno degli ultimi presidi ancora nel nord Italia come mercato del bestiame. Presente anche Giovanni Battista Becotto, direttore del MIAC. Siamo alla 40ª edizione della Mostra Nazionale della Piemontese, abbinata a Sapori della Carne. Ci sarà un'esposizione con circa 400 animali provenienti da tutto il nord Italia. Ci sarà una parte gastronomica con degustazione a base di carne piemontese di alta qualità, cucinata in tutte le sue sfaccettature possibili. Una esposizione di prodotti tipici con la collaborazione di Campagna Amica della Coldiretti, e tutta una serie di iniziative collaterali che vanno dalla presenza di tre gruppi di margari che esporranno i loro animali a varie bancarelle presenti, a delle gare particolari, una delle quali è la gara di valutazione fenotipica, una gara per gli animali alpeggiati e gare per le migliori preparazioni dei soggetti. Al MIAC, quindi, un invito a partecipare e per vedere degli splendidi animali e per poter mangiare la miglior carne di razza piemontese.